Milly Carlucci. Perché Milly, ciao. Buon pomeriggio. Milly, che piacere averti qui, grazie. Ti abbraccerei, sai quanto? Anch'io. Quindi mamma, facciamo senza abbraccio. Benvenuta, accomodati. Hai notato che abbiamo scelto una canzone speciale per te? Sì, sì, sì. Una come vera no? combattente bella, come bella, te. Bella, bella, non poteva che essere Fiorella Mannoia. Meravigliosa. Ti riconosci in questa definizione? Sei una combattente tu? Beh, combattente sì, tutta la vita, ma ho cominciato bambina, no? Facendo sport e impari proprio questo. La grande fortuna di chi fa sport agonistico è che ti viene inculcato il senso del riscatto, cioè è possibile cadere, no? In senso fisico, certo. E in senso figurato. L'importante è rialzarsi e continuare nella corsa e non sentirti depresso, umiliato, rovinato, inutile se non è andata quella volta. Anzi, avere lo spirito di rivalsa, cioè non è andata e allora adesso ti faccio vedere che la prossima volta sarò perfetto, sarò bravissimo e andrò al massimo. È un po' quello che noi vogliamo cercare di trasmettere al pubblico a casa in questo programma, facendo girare la ruota, no? Andando anche ma certo, ma certo. Allora, è chiaro, è evidente che stiamo attraversando un momento difficile. Quando ci sono le difficoltà, se cominciamo a piangerci addosso, ma non perché uno debba sottovalutare i problemi che sono immensi e ci sono delle persone che veramente non sanno da che parte girarsi, però devi sempre avere lo spirito di dire devo trovare la soluzione, ne devo venire fuori, cioè ci vuole uno spirito positivo anche proprio per la nostra salute, perché io penso che proprio anche la nostra salute fisica molto dipenda dalla testa, da come stai, no? Se tu sei positivo combatti, se invece ti metti, entri nel tunnel della negatività, io penso che veramente vai in un vicolo oscuro in cui può succedere davvero di tutto. Tante quindi persone a casa si stanno buttando giù di morale, non deve succedere. Non deve succedere. Ed è quello che noi vorremmo fare col cantante mascherato. Certo. Adesso non è perché dice, beh, adesso deve cominciare l'autopromozione. Ma perché è vero, io ci credo, io sono convinta che ridere faccia bene, cioè farsi delle risate, anche davanti alla televisione, no? Alle volte, come noi speriamo di far fare al pubblico a casa. Almeno per quel pezzetto di tempo ti sollevi lo spirito e non pensi ai problemi. Serve anche prendere la boccata d'aria e credo che la leggerezza, se non è stupidità, se non è ottusità, sia un grande valore. Vabbè. Ma abbiamo un piccolo pubblico scelto di 3 persone che scelto, comunque sono d'accordo, meno male. No, Milly, allora ascolta, prima di iniziare a parlare del cantante mascherato che prevede delle grandi, grandi sorprese, sì, le maschere sì. sono bellissime, io le ho già viste e non sto nella pelle, però visto che tu riesci a mantenere un grandissimo equilibrio, almeno questo è quello che trasmetti, grande forza ed equilibrio, è tutto in armonia, casa e lavoro. Allora noi vogliamo estorcere qualche dichiarazione speciale. Abbiamo preparato dei titoli da completare. Vediamo se ci riusciamo. Vediamo, vediamo. Cominciamo con il primo, Fabrizio. Credevo di non farcela quando... Ah, beh, tante volte ho creduto di non farcela. Se vogliamo venire all'epoca più recente, quando ho iniziato Ballando con le Stelle quest'anno, e mi è capitato il fatto che neanche eravamo entrati per cominciare la preproduzione del programma, che abbiamo 2 positivi. Apriti cielo, che succede? Buttiamo a mare tutto, erano 6 mesi che aspettavamo di andare in onda, il cast era già fatto a marzo, era diventato agosto. Insomma, lì pensavo veramente di non farcela. Poi è successo, è stato così, un calvario, fino alla fine, rettilineo. Fino alla fine è successo qualunque cosa. L'ultima puntata, 2 positivi prima dell'ultima puntata. E quindi è ricominciato il patatrac generale, quindi... Tante volte ho pensato di non farcela e poi chiaramente ti dici, ecco, Samuel però Samuel è, uno di quelli che purtroppo è stato positivo, asintomatico, però poveraccio, positivo, anche se non aveva assolutamente niente. E non poteva quindi più ballare. E non poteva più ballare, tutto, con tutto quello che ne conseguiva per Rosalinda Celentano, che era la sua partner, eccetera, eccetera. E Michael, che è stato anche lui l'ultima settimana, ci ha detto bye bye o il Covid. Che dire? Non prima di dire tutti niente. Daniele Scardina, sì, che eravamo lì tutti sì, ad aspettare sì, di vederlo ballare, eccolo, eccetera. E sono le occasioni nelle quali devi tirar fuori il sangue freddo, perché intanto non c'è una strada alternativa, cioè sono quelle situazioni nelle quali non ti puoi girare e tornare indietro e dire scusate, voglio nascondermi dietro quella porta. Tanto puoi solo andare avanti e quindi devi
farti carico di tutto quanto, anche del fatto che nel mio caso io ho un gruppo di lavoro che guarda a me ispirandosi, no? Cioè dicendo adesso lei che fa? Ma infatti secondo me esistono delle, per forza esistono, svegliamole, cioè, non per diventare Milly Carlucci, ci mancherebbe altro, ma per essere Milly Carlucci come si fa? Proprio per essere fedele a te stessa ogni giorno, come fai? Allora, non è che io sia una persona speciale, perché non lo sono. Sono una persona esattamente come tutti gli altri. Ho fatto tanto allenamento, cominciando da bambina, alla gestione delle emergenze, perché, ripeto, me l'ho insegnato lo sport, poi nello sport io sono diventata allenatrice. Ad un certo punto ho cominciato ad avere dei pulcini, dei bambini che dovevo tirare su. Poi io facevo l'università e volevo cominciare a lavorare e ho dovuto gestire tutto questo mondo che dovevo anche far digerire alla famiglia, che non voleva che io facessi questo lavoro. Quindi la gestione dell'emergenza è una cosa che si impara facendolo. E quindi tu ti sei allenata parecchio. Pian piano ti alleni o se non ti alleni soccombi. Quindi c'è una scelta radicale a un certo punto. Che faccio? La prima direi che è un'ottima scelta. Direi che è un'ottima scelta. Andiamo avanti, Fabrizio. Oh, della mia vita rifarei tutto tranne? Allora, sai che adesso, negli anni, quando ho perso papà, mi sono resa conto che c'è una cosa che io non ho fatto e che a lui è sempre rimasta un po' di traverso, ed è stato il fatto di laurearmi. Io avevo già la tesi fatta e non mi sono voluta laureare in architettura perché io temevo che i miei poi mi costringessero a fare, a fare la professione. E io invece volevo fare spettacolo, avevo già cominciato, poi con i miei soldi mi ero sostenuta negli studi in America, eccetera. E mio padre mi diceva sempre, ma dai, ma tu perché mi devi dare questo dispiacere, ma prenditi questa laurea, tanto poi non ci fai. Io però ho detto no, cioè avevo veramente paura che poi qualcosa mi risucchiasse, no, nel mio ruolo di figlia che fa quello che, gli dicono, che le dicono i genitori. E quindi non mi sono laureata, in una famiglia dove sono tutti laureati. E quindi io credo che a papà questo sia una cosa che è veramente dispiaciuto. E quindi forse adesso, con la saggezza oggi, no, di madre, di figli grandi, eccetera, forse l'avrei potuto fare e non avrei corso alcun pericolo in realtà. E mi dispiace che lui se ne sia andato senza avermi visto architetto. Grazie Milly. Andiamo avanti, Fabrizio. Altro titolo? A miei figli, ancora non ho detto, e ovviamente dovresti dirlo qui davanti a milioni di persone, no? quello che non gli hai detto prima, perché... Sì, beh, devo dire che per fortuna non credo che siano in questo momento davanti al televisore, perché so che mia figlia sta lavorando e mio figlio pure. Ti puoi sfogare, che cos'è che non hai detto? Che belli. Qua, Angie e Patrick. Allora, ai miei figli non ho ancora detto, perché non ne abbiamo mai parlato, ma forse loro lo sospettano, che io ho paura... Spesso e volentieri, esattamente come hanno paura loro. Ma io da madre non faccio mai quella che ha paura. Io faccio quella che è la quercia, no? Che risolve, arriva, gestisce e non c'è mai problema. E invece sono fragile. Esattamente. Tu? E certo, sono fragile come chiunque altro è fragile, come sono fragili loro in qualche angolo. Ognuno ha le proprie fragilità, no? Non può esistere la persona granitica che mai, nemmeno un secondo della sua vita... Quando la sera spegne la luce non sente il tremolio. E tu quando è che hai paura? Ma ho paura per tante cose, io ho paura per loro in continuazione. Figurati in questo periodo di Covid, con mio figlio in Inghilterra, se non ho paura. Cioè, è chiaro che ho paura, no? Ma ho avuto paura che loro nel crescere potessero prendere delle strade... Sai, perché tu dici le strade strane, no, la famiglia ti incanala nella direzione giusta, ma poi ci sono le amicizie, gli incontri, che ne sai? Cioè la vita è fatta di tali e tanti labirinti che non sai dove vai a finire, anche se tu hai cercato di seminare in una certa maniera. Ma certo. Quindi ho avuto sempre paura per loro, sono stato col fiato in gola, soprattutto quando loro avevano ambedue, a 15 anni hanno lasciato l'Italia. Giovanissime, sono andati a studiare in boarding school, in un collegio in Inghilterra, che era un'esperienza formativa che loro hanno voluto fortemente, loro volevano fare questa cosa, non gli è stata imposta, ma che chiaramente a una madre crea delle ansie enormi, perché poi tra te e loro c'è,
Cioè, veramente, sono almeno 3 ore di aereo e devi comunque andarci, in ma ogni caso. Ma la tua forza, quella che poi trasmetti anche a noi che ti guardiamo, no? E ai tuoi ospiti e a tutti coloro che partecipano ai tuoi programmi, perché si sentono in buone mani, in mani sicure, in mani materne anche, può diventare uno svantaggio alle volte? Beh, può diventare uno svantaggio nel senso che tu poi alla fine sei l'ultima ruota del carro. Cioè tu non hai mai un problema e quindi quando tu hai problemi, e ce li hai come ce li hanno tutti, devi fare una specie di un'operazione di impacchettamento del tuo problema dietro le spalle, risolvi tutti quelli degli altri e poi magari non hai tempo di risolvere il tuo, quindi questo è un po' lo svantaggio, no? Che tutti quanti ti pensano come roccia dolomitica. E tu invece in realtà sei un essere umano, dice scusate, anch'io, però insomma. Andiamo avanti Fabrizio, altro titolo. Io e mio marito abbiamo riso a crepapelle quando... Beh, ma tante volte, per esempio per i gossip che ogni tanto escono fuori, no? Sì. Allora una volta, però questa è una cosa seria che ha anche un risvolto serio in realtà. Una volta uscì un titolone su cui, sui social, perché naturalmente queste non sono tanto cose da giornali, sono cose da social, dove viene fuori qualunque cosa, no? Esatto. E uscì questo titolo che noi ormai eravamo sulla strada del divorzio. E tutti hanno cominciato a telefonare a mio marito in particolare dicendo ma che siete impazziti, ma come, ma voi? Ho detto ma quando, ma come? Ma perché? Ed poi? Era uscita questa cosa... che poi dietro c'era uno di quelle situazioni di inganno che spesso si fanno ai consumatori. Allora, il titolo a chiappone era Millie ed Angelo divorziano. Poi il sottotitolo era divorziavamo perché io avevo deciso di diventare un industriale. Ah, c'era anche la spiegazione. Certo, producendo una certa crema. Ah. E infatti l'inganno fatto al pubblico era il fatto che io avessi trovato questa formula speciale di una crema ringiovanente, anti-età, elisir di lunga vita, tutte queste cose qua, che si poteva ordinare tramite, alla fine dell'articolo c'era il modo di poter ordinare con un link questa cosa. Io sono andata alla polizia postale, abbiamo denunciato, abbiamo fatto tutto quanto. Sono cose che sono ritornate perché purtroppo, sai, tu dici, acchiappiamo quelli che hanno pubblicato questo, vai ad un computer che sta a Panama, che ti rimbalza ad un computer che sta in Azerbaijan, che ti rimbalza, sì. Cioè non li trovi mai, capito? È una cosa... Però hai fatto bene a denunciare, anzi... Li ho denunciati, l'ho detto più sempre. Volte, l'ho detto sui social, in televisione, insomma ho detto, non c'entro niente, io non ho promesso nessun elisir di lunga vita a nessuno. Tu e Angelo state insieme. Oh. Applaudo anch'io, vai. Anche applaudo se l'elisir di lunga vita tu l'hai preso perché sei meravigliosa. No, meravigliosa. No. Altro titolo. È la telecamera. Ah, è lo certo, skin tone certo. Della telecamera. Nel mio futuro vedo, lo dico io, lo dici tu. Dai, dillo tu, forza, annunciami. Io nel prossimo futuro, il 29 gennaio, qui su Rai 1, in prima serata, vedo... Il cantante mascherato. Ah, eccolo qua. Gli highlights della scorsa stagione. Dai. Sta per cominciare l'avventura del cantante mascherato. 8 famosissimi protagonisti nascosti da incredibili maschere che canteranno per noi e a noi e a voi il compito di tentare di svelare la loro identità. Questo amore è una lama sottile. L'unicorno, un giocattolo per bambini. Che aveva conquistato tutti in realtà. Ed era Orietta Berti, guarda. Ti nascondo, vai, io nascondo tutto alla vista. Ancora. E signori e Orietta Berti, eccola qua, Barboncino. Anche il Barboncino. Anche questo Barboncino rock che cantava. Solleva la maschera. Con una voce pazzesca. Arisa. Veramente grandi personaggi che ci hanno dato... La giuria che ci hanno dato fiducia alla prima edizione di un programma folle. Guarda chi c'era dietro al leone. Il timbro era... Però. Non era certo. Noi speravamo ed era Albano. Però a un certo punto tutti pensavano che ci fosse Pappalardo. Eh sì? Perché Albano si è sforzato di cantare alla Pappalardo. Anch'io pensavo che fosse... Fracassandosi le corde vocali, poveraccio, perché sai, per graffiare così, se non è il tuo timbro di voce, è un tenore. Ci siamo quasi! E questo è il vincitore, il Coniglio. Signori, 3, 2, 1, voltati!
Colpo di scena. Ma Muccaris, colpo di scena. Io non l'avrei detto mai. Ma mai. Guarda, la meraviglia di questo gioco della maschera è che intanto ci sono stati dei colleghi, come hai visto, famosissimi, che si sono prestati, perché la maschera è un elemento di grande libertà. Vero. Dietro la maschera tu puoi fare quello che ti pare. Puoi essere quello che non sei mai stato, Teo, che è irriverente, che è sempre costretto ad essere comico, graffiante, sopra le righe alle volte. Ha un animo romantico e il coniglio è stato il Teo romantico che lui non ha potuto mai essere fino ad oggi. Quindi ha tirato fuori quella parte di lui che la sua maschera di spettacolo normale non gli permette di esprimere. È vero, perché poi no, alle volte c'è anche il limite del personaggio che interpreti e dici adesso io chi sono? Certo, ma dietro il cantante certo. mascherato puoi essere chiunque. Puoi essere delle chiunque, maschere. Quindi i cantanti mascherati possono aver scelto la maschera perché c'è un pezzo di loro, perché la maschera è l'opposto totale di quello che loro sono, o perché li interpreta perfettamente. Per esempio, e se dietro una delle maschere di quest'anno ci fosse Francesca? Tanto lei non lo può dire, non lo potrebbe mai dire, quindi è chiaro che Francesca è interrogata. Sei dietro le maschere di una delle maschere di quest'anno, Francesca? Potrebbe la risposta essere, è potrebbe sa, essere, certo. Ma tutti quanti dicono potrebbe, no, chi lo sa? Quindi poi mi devi svelare una cosa, eh? Ci arriviamo. Prima noi, dai. Siccome a casa ci arrovelliamo il cervello, siamo lì che tentiamo di indovinare, ci sbagliamo, cadiamo nella trappola anche della personalità dell'artista che sceglie quello o quella maschera, adesso noi vogliamo mettere alla prova te. No, sì, io non sono brava in invece questo gioco. Sì, no. Abbiamo preparato anche noi a nostro modo, sì. Un piccolo test, c'è qualcuno che canta, ovviamente mascherato, e dovrai provare a indovinare di chi stiamo parlando. Via con il primo video. Però devo dire una cosa dopo, scusa, fammi vedere. I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Allora, io qui vedo alcuni indizi, però tu mi devi dire se questi indizi corrispondono. Allora, intanto ho visto delle mani non magrissime. Confermo, perché quindi la persona non è magrissima. Le mani non sono magrissime. Con confermo. Una fede, quindi la persona è sposata. È sposata. Poi ho visto sono mani da uomo o da donna, secondo sono te? Mani da uomo. Da uomo. Sono mani da uomo. Adesso io non so, perché adesso sono anche deviata dai pensieri che facciamo noi sulle maschere, quindi non lo so. Qui vedo dei colori bianco e nero che potrebbero essere un indizio. Potrebbero essere un indizio. Potrebbero, in questo caso potrebbero essere un indizio. Bianco e nero. Allora, poi vedo un pianoforte e una chitarra, un basso, insomma. E anche dentro. Un microfono da professionista. E vedo un microfono da professionista. Allora ti devo fare una domanda. È una persona della mia vita? Io sono... gli autori cosa dicono? Notaio, posso confermare oppure no? Sì, è una persona che fa parte molto spesso delle tue giornate. Delle mie giornate. Perché la canzone è un indizio in quanto io ho una persona nella mia vita che ama questa canzone. Ah. Allora mettiamo insieme. Mettiamo insieme. E che è una persona di fede juventina. No, nel senso che c'è il bianco e nero. Se la canzone è la canzone, cioè ci rivela il personaggio, e la mano un po' così. Chi potrebbe essere? Io dico, magari non c'entra proprio niente, però potrebbe essere Paolo, Paolino. Vediamo se è Paolino, scopriamo. Paolino Belli. Fatti vedere dietro al panda. Grande Milly, sì, sono Paolo Belli, guarda, non avevo dubbi, me lo immaginavo che l'avresti riconosciuto, perché il mio inglese tu lo conosci. Cara Milly, volevo augurarti un immenso in bocca al lupo per la tua nuova edizione del Cantante Mascherato. Ale, forza, eh? Grazie, tesoro grande. No, ma le mani le conosco. La prossima volta ne nascondiamo le mani. Anche se le mani potrebbero essere un ottimo indizio per il prossimo video. Ah. Non finisce qua. C'è il leone.
Non ho la più pallida idea, veramente. Anch'io quando ho poi scoperto perché a chi appartiene questa voce. Perché il leone c'entra voce... in qualche modo con la persona? Allora, i nostri scelgono le maschere a seconda del loro modo di essere, no? Mm. Quindi una persona, o è una persona molto timida. No, in questo caso potrebbe essere una maschera che non si addice affatto. Quindi una persona timida che non è affatto un leone. Ma fatela presto. Anche se in questo caso, se posso darti un indizio, diciamo che sa difendersi molto, molto bene quando viene giudicato e lui non è d'accordo. Quando viene giudicato e lui non è d'accordo, quindi mi stai dicendo che si tratta di qualcosa del mio mondo ancora? Che comunque in televisione sa fare scalpore. Però se è del mio mondo è un conto, cioè del mondo ballando, del mondo cantante mascherato, di cose. Qualcuno sta facendo di sì dall'altra parte. Notaio, lei però mi sta rovinando il gioco, allora. Però non lo so, perché ce ne sono vari da noi che si difendono, voglio dire, se pensi ai nostri ragazzi storici, no? Tu parliamo di cast di ballando? Ha le mani molto magre, è molto magro. Molto magro. Sa difendersi, è un uomo. È un uomo. Allora, o è Samuel, o è Simone, o è Raimondo. Perché scegli? Sono i tre. Il cuore scegli. Cosa dice? Il cuore cosa non dice? Non lo so, il cuore che cosa dice? Non lo so, perché potrebbero essere uno dei tre, cioè che suona. Tu dici perché suona il pianoforte. Perché suona il pianoforte e Simone non suona. Ti do un altro indizio. Dammi. Non è solo un ballerino. Se la cava molto bene anche come attore e come presentatore. Allora è Raimondo. Vediamo. Allora è Raimondo, giustamente, dai. Perché adesso, che Raimondo da molto tempo fa fiction. Dai, vediamo, vediamo. Ciao boss, sono io. Pronto, prontissimo per questa nuova edizione del Cantante Mascherato. Chi ci sarà sotto la maschera? Almeno a me potresti dirlo, visto che... ci lavoro tutti i giorni con queste maschere. Disgraziata, ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene. Lui è il nostro coreografo al Cantante Mascherato, però lui non le conosce le maschere. Cioè, come funziona? Allora, quando noi andiamo a fare le prove di movimento, di canzoni, eccetera, si presentano con un casco nero. E con la loro felpa, il cappuccio, per cui loro e non possono parlare. Quindi i partecipanti, il cast scelto per questa edizione non sa chi sono gli altri concorrenti. Nessuno sa niente di niente. Neppure lui sa chi ci sia dentro quella maschera. No, assolutamente. Sei soltanto tu. Sono solamente io con alcuni autori e alcune persone di produzione, perché ogni personaggio ha un alter ego che lo accompagna, una persona della stessa altezza, della stessa corporatura, per cui loro si muovono sempre insieme e tu non sai chi sia il VIP e chi sia l'alter ego. E quando siamo in sala prove sono tutti e due insieme, poi arrivati lì, l'alter ego ovviamente non deve provare a ballare, l'altro prova i movimenti e cose eccetera, ma non parla. E Raimondo dà degli ordini, ma non può avvicinarsi per e vedere non sa neppure dietro, a chi li sta dando. Non sa a chi li sta dando. Ecco come si fa a mantenere il segreto. Certo. Con il segreto vero, perché sennò se cominciamo a dire tanto tra di noi lo sappiamo, non lo dire a nessuno. Arrivano i social e boom! Figurati! E noi, cari telespettatori, stiamo per svelare le maschere di quest'anno. Una più bella dell'altra. Ah, speriamo, dai, che siano belle, eccole che vi piacciono. Qua. Eccole qua. La pecorella smarrita, forse, e la giraffa. Come vedi sono anche maschere molto alte. Guarda i bodyguard che accompagnano Pecorella. E come vedi Pecorella è un personaggio romantico. Sì, ci sono i fiori, è rosa, c'è il ventaglio. Certo. Però naturalmente, che vuol dire? Che vuol dire questo? Potrebbe essere una donna, ma non è detto non che è sia detto. Una donna. È un personaggio forse romantico, forse per niente romantico. Lo scoprirete vivendo, no? Perché se sia uomo, se sia donna, la giraffa anche lì, uomo o donna? Alta o bassa? Che ne sai, guarda. Giraffa fa altezza o non è detto? Allora, la giraffa è molto alta, guarda rispetto a me quanto è alta. È altissima. Però questo non vuol dire, perché c'è un collo di giraffa naturalmente. E poi chi si nasconde lì è una persona... Ma dimmi una cosa, la fisicità c'entra qualcosa con le maschere o neppure quella? No, perché la persona può essere imbottita di gomma piuma per sembrare più grossa o si possono fare, come nel caso di un personaggio come la giraffa, si possono fare, non sono nemmeno trucchi, la giraffa ha un collo molto alto per cui cambia le proporzioni, no? L'animale ti cambia le proporzioni della persona che c'è dentro. Interessante, chissà le voci poi lì dentro come si camuffano e lì è molto complicato, lì c'è un grandissimo lavoro davvero. Altre maschere, Fabrizio?
perché la voce è la cosa più difficile da mascherare. Quindi noi abbiamo un escamotage, diciamo proprio nel un plugin, si dice tecnicamente, per cambiare la voce parlata, perché quella è la cosa che si riconosce di più. È un escamotage che si usa fuori dalla maschera o dentro la maschera? No, mentre tu la maschera parla, la voce già è cambiata. Ah, ok. Queste il sono lupo. Magnifiche, magnifiche, veramente un applauso. Guarda, lupo e tigre azzurra. Il samurai, la tigre samurai, e il lupo, che è un guerriero... Dagli occhi glaciali. Dagli occhi glaciali, ma anche questo. E il lupo cos'è? Il lupo è solitario, ma il lupo spesso sta anche in branco. Certo. Il lupo è un guerriero, ma è anche un animale furbo. Assolutamente. Quindi cosa prevale qui? La furbizia o invece l'aspetto guerriero? Il lupo sa attaccare, ma ulula sì. alla luna da solo. Certo, certo. Certo. Interessante. Dietro invece la tigre azzurra. La tigre azzurra zen. È zen, samurai, vestita appunto da, con un abito, con una corazza da parata. Ed è un personaggio misterioso, perché tu pensa che la tigre, per esempio, al contrario del leone, il leone c'è, cioè il leone e la leonessa molto diversi l'uno dall'altro. Mm. Perché il leone ha la grande criniera, la leonessa no. La tigre, maschio o femmina, è uguale. Certo. Quindi è un uomo o una donna? Interessante. Chi lo può dire? È una persona che cerca di mantenere la calma, nota per la sua armonia, il suo equilibrio, oppure al contrario... Vedi che ci sei nel gioco? Mi piace molto, Millie, mi piace. Posso scegliere una maschera anch'io, andiamo avanti. Ma forse tu sei mascherata e lo stai nascondendo ai tuoi spettatori. La farfalla è bellissima. E si dicono tante cose su questa farfalla. Sì, ho letto, ci sono grandi gossip su cui naturalmente io non posso dire assolutamente nulla. La farfalla è eterea, elegante, sì. sexy anche, no? Molto, molto sexy. Nello stesso tempo è un insetto curioso che si trasforma. Hai ragione. Che non è sempre uguale, perché non nasce farfalla, nasce no. bruco. Poi diventa crisalide, poi diventa farfalla. Attenzione! Prendete appunti, perché vi sta dicendo qualcosa di molto importante. Certo. Il gatto. Il gatto è forse l'animale più amato, no? Dai social, pieno di gattini. Ma ricordati che il gatto, così coccolone, in realtà è un felino che ti graffia e ti fa anche male. Tu non prendertela mai con un gatto arrabbiato. Attenzione. Attenzione. Quindi, voglio dire, non è affatto il giocattolone peluscioso che potrebbe sembrare qui, no? È vero. Mi è venuto in mente un personaggio, ma te lo dico dopo, perché poi magari confondo le idee. Avanti ancora. Vai ancora. Guarda, il pappagallo e l'orsetto. Allora, il pappagallo, come vedi, è molto elegante. Estremamente elegante, quel cappotto elegante. È meraviglioso. Sì, perché è proprio un dandy dell'Ottocento, no? È anche un animale intelligente, il pappagallo parla. Sì. E ti dice, spesso, come i merli, no? Non solo ripetono le cose che tu dici, ma riescono a dire la cosa giusta al momento giusto, quindi hanno un profondo acume. Quindi attenzione, che non è solamente bellezza e piume, c'è profondità nel pappagallo. Capito? L'orsetto invece? L'orsetto è il nostro peluche di quando bambini ci stringevamo al cuore l'orsetto, probabilmente, sì. per consolarci, perché ci faceva star bene, perché era il nostro confidente, perché è divertente e rassicurante nello stesso tempo. Quindi è molto probabile che chi indossi questa maschera non sia affatto rassicurante. Appunto. Ma ce n'è una, ed è l'ultima, l'abbiamo lasciata per ultima perché piacerà molto ai bambini, già se ne parla parecchio, che è veramente straordinaria. Poi racconteremo anche del grande lavoro che c'è dietro alle maschere. Certo. Ed è questa, l'alieno. Il baby alieno. Perché è un bimbo. È un bimbo! Vedi, in realtà quell'astronave è il suo passeggino. Ah, dai! Certo, il bebè alieno, nella sua astronave con cui è arrivato dal suo pianeta, gira su quel passeggino, infatti non cammina da solo il bebè alieno. È bella grande. È bella grande, è molto alta, perché indubbiamente è baby, ma è baby in un pianeta dove sono, quando diventano adulti, sono ancora più alti di così.
Capito? Complimenti a chi ha cucito e ha lavorato fino alla fine intorno a queste maschere e a chi la pensate. Beh, insomma, il pensiero è stato comune degli autori, che abbiamo cercato dopo l'anno scorso di fare ancora un passo in più in avanti, a cercare altri personaggi che facessero giocare un po' tutti, che creassero dubbi, che creassero il pensiero di chi potrebbe nascondersi. Per esempio, se fosse Francesca, tu dici Francesca è una farfalla, no? Perché la vedi così bella e elegante. Ma se Francesca fosse il baby alieno, per esempio, no? O la, perché, tigre azzurra. O la tigre azzurra. Chi lo può dire? Perché poi tutte quante noi donne siamo un po' pecorelle, un po' farfalle, ma un po' tigri quando dobbiamo difenderci e difendere le cose che amiamo e le persone che amiamo. Proprio così. Quindi, chi lo può dire? E chi può dire chi si nasconde dietro l'ultimo video che voglio mostrarti per mettere alla prova le tue abilità? Ah, prova a indovinare chi c'è dietro la volpe. Vediamo le mie scarse abilità, vediamo un po'. Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù, la pillola va giù. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, tutto brillerà. Allora, una volpacchiotta. Mm-hmm. Una volpacchiotta dai capelli biondi lunghi. Mm-hmm. Allora, un po' bimba. Un po' bimba, ma questa è la voce del plugin che ha fatto la voce da bambina. Mm. Quindi, allora. Ma rido perché c'ho i suggeritori, Allora adesso faccio una figurona, sembro un genio, ma me l'hanno suggerito facendomi così. Mi avete rovinato la sorpresa. Francesca! Però, guarda, stavo pensando al tuo colore di oggi e al colore della tua volpe. Portate lo stesso colore, ma io sono abituata a stare attenta ai particolari e pensavo anche alle ciglia di questa volpacchiotta, che sembrano le tue. Hai capito? Vedi, guardala così con il tuo occhio, così all'insù. E questo per dire che veramente dietro quelle maschere potrebbe nascondersi chiunque, quindi il cantante mascherato vi aspetta il 29 di gennaio, ma c'è anche una sorpresa prima. C'è una sorpresa perché proprio sabato prossimo, il 23, alle 15, c'è uno speciale nel quale noi vi diamo un assaggio delle maschere e vi cominciamo a gettare lì degli indizi per cominciare a prendere appunti. Perché poi voi sulle tre piattaforme social sarete fondamentali, perché saranno proprio loro a casa, insieme alla giuria che abbiamo in studio, a determinare chi va avanti. E quindi prendete appunti sugli indizi e vedete, giocate con noi su chi vogliamo smascherare la prima puntata. Sabato allora 23. Sabato 23 c'è lo speciale, poi il nostro appuntamento sarà per venerdì invece successivo, il 29. Grazie.